Per i contribuenti l'IMU è tra le tasse più odiose e meno tollerate. Il Comune di Teramo decide dunque di venire incontro ai proprietari in questo momento in grave crisi economica. Scattano così aliquote ridotte di qualche punto a favore di alcune categorie e viene congelato ogni tipo di aumento. Un obiettivo che rende orgogliosa l'assessore comunale alle finanze Stefania Di Padova. Abbiamo ritenuto opportuno dare un segnale positivo ai nostri contribuenti mantenendo in linea di massima quelle che sono le aliquote del 2019, ma abbassando addirittura altre aliquote. Quali sono gli immobili per cui avete abbassato l'IMU? Sostanzialmente tre categorie, la categoria D, dei fabbricati, opifici e tutti gli immobili turistici, abbiamo abbassato anche l'aliquota relativa agli immobili dati in comodato, in locazione con comodato d'uso e le aliquote relative riguardanti le proprietà che hanno i cittadini iscritti all'AIRE nel nostro territorio. Intanto il Comune di Teramo differisce la scadenza per il pagamento del primo acconto IMU dal 16 giugno al 30 settembre come ulteriore misura di sostegno. Ma i teramani sono dei buoni contribuenti? Nel 2019 il gettito IMU è stato valutato positivamente, per il 2020 invece è tutto da vedere. Il trend di pagamento dell'IMU questo giugno 2020 com'è stato? È un dato che non possiamo ancora quantificare. Quello che posso dire è che nell'anno precedente c'è stato un trend positivo dovuto al fatto che dopo anni in cui si era vissuti in emergenza sisma si era avuto proprio un dato positivo dal livello economico locale e quindi sono andati positivi sia i pagamenti IMU che poi le fasi di accertamento dovute al mancato pagamento IMU. Ovviamente adesso questa è una situazione che è bloccata proprio dall'emergenza IMU per quanto dall'emergenza Covid per quanto riguarda gli accertamenti in generale.